Kubilai nacque nel 1215, era il nipote di Gengis Khan e fu il quarto Khan dell'impero mongolo. Fu eletto nel 1260 e fu autore della conquista dei territori meridionali dell'impero cinese dei Song. Nel 1276 conquistò la capitale Hangzhou e nel 1271 si era proclamato primo imperatore della dinastia Yuan. Kubilai Khan aveva spostato la capitale imperiale da Karakorum a Pechino, allora Taidu o Kambalik, mentre aveva la residenza estiva presso Chengdu, città in cui incontrò Marco Polo. Ebbe quattro mogli, diverse concubine e molti figli. Al governo dell'impero cinese promosse le scienze, le arti e la cultura e coinvolse nell'amministrazione molti uomini non mongoli e non cinesi. I Semuren. Kubilai ammetteva nel suo impero tutte le fedi, anche se era personalmente interessato al buddismo. Marco Polo ne sottolinea sia la prodezza nella caccia e nel combattimento, sia la magnanimità e il desiderio di prendersi cura e provvedere al cibo per i suoi sudditi.